All'Open Day Ogni Bene Power hanno partecipato oltre 1200 ospiti da tutto il mondo. I dipendenti del gruppo, che oggi sono 736 a livello globale, unitamente alle loro famiglie, hanno visto da vicino dove nasce e come nasce la produzione di componenti meccatronici avanzati che dimostrano la capacità di lavoro, il saper fare che Holmes Ogni Bene ha trasmesso. Il presidente di un'industria del Reggio Emilia, Stefano Landi, ha consegnato al fondatore del gruppo una targa per il 60° e ha ribadito la necessità di rimettere al centro i valori delle imprese. Ero veramente emozionato perché consegnare questo piccolo ricordo ad una persona che ha fatto la storia, ha partecipato a fare la storia dell'imprenditoria reggiana, è stato un momento veramente profondo, insomma. Vedere in questo contesto certamente non favorevole delle imprese che continuano ad andare avanti, che hanno saputo fare dell'innovazione, della formazione, dell'internazionalizzazione la propria chiave di successo, ecco, questo è un esempio per tutti. Allora io ricordo soprattutto quell'entusiasmo, quella voglia di fare, quella voglia di creare che oggi ritrovo a volte anche nei paesi in via di sviluppo e soprattutto quello che mio padre ci ha trasmesso così da allora e che poi sono stati i valori che ci siamo portati dentro, che siamo cresciuti personalmente, professionalmente, è proprio questo rispetto per gli altri, questa lealtà, questa considerare sempre i successi, mai degli obiettivi, ma sempre dei momenti di passaggio e soprattutto la determinazione e non mollare mai. E questo penso che mio padre oggi qua sia l'esempio del non mollare mai. Quindi questi sono tutti i ricordi che così mi vengono in mente. Al meeting ha partecipato l'assessore regionale alle attività produttive Giancarlo Muzzarelli, che ha ribadito l'impegno della Regione Emilia-Romagna. Io credo che noi abbiamo ancora le condizioni per guardare oltre. Guardare oltre significa puntare al mondo con le radici qui, pestare nel mondo ma creare opportunità per le nostre comunità, le nostre famiglie. Per noi è molto chiaro che questo stabilimento, lo stabilimento reggiano, è lo stabilimento più importante di competizione. Cioè se abbiamo competitività qua, abbiamo una speranza di essere competitivi nelle location. Riparte la crescita. Riparte una crescita nuova, più sostenibile, più intelligente e inclusiva, riparte lavoro e quindi si rimette in moto l'Italia. Dall'Emilia Romagna vogliamo fare questo. Questo è un buon esempio di una strategia di attacco. Temi ripresi dal presidente di Federmeccanica, Fabio Storchi. È il miracolo italiano, è il miracolo dell'industria italiana che si è fermata nel dopoguerra e che esprime ancora eccellenze a livello globale. Questa è un'esperienza straordinaria, è stata raccontata stamattina in un evento mirabile, che veramente dà un'indicazione anche alle future generazioni di quali sono i valori di riferimento per avere successo in un settore così competitivo come quello della meccanica e della meccanica oleodinamica. Per troppo tempo, troppo a lungo, questo paese ha dimenticato l'impresa, la centralità dell'impresa, in particolare l'impresa manifatturiera.